Il presidente del Consiglio Matteo Renzi, accompagnato dai ministri del Lavoro Giuliano Poletti, dell'Ambiente Gianluca Galletti e dal sottosegretario alla Presidenza Graziano Del Rio, è arrivato questa mattina a Napoli, fermandosi dapprima a Ponticelli per visitare la sede di un'azienda che produce elicotteri speciali ed innovativi e successivamente a Bagnoli per firmare l'accordo per la bonifica e per la ricostruzione di Città della Scienza. La scienza si sposta, si alleggerisce, arretra, si rifà la spiaggia, si rimuove la colmata, quindi un minore impatto ambientale, e questo secondo me è un risultato storico nell'ambito ovviamente di posizioni molto diverse quando si fa un accordo tra istituzioni, realtà locali, comunità di cittadini. Io penso che con oggi si dice no alla speculazione e no all'immobilismo, e non è facile trovare un punto di incontro tra le varie esigenze. Poi non è finita, attenzione, oggi è il punto di partenza, noi staremo con gli occhi aperti perché non ci possa essere qualcuno che approfitti. I soldi vanno spesi bene, vanno spesi con trasparenza, ci sono dei punti da cui non si può retrocedere: la spiaggia pubblica, il recupero ambientale, la bonifica, la rimozione della colmata. E voglio dire che l'ordinanza che ho fatto, che ha ordinato a chi ha inquinato di pagare, credo che è servita, e da questo punto di vista ho apprezzato anche l'intervento di Renzi quando ha chiamato in causa Cassa Depositi e Prestiti. È un investimento che ha come obiettivo quello di dimostrare che noi come governo, come Stato, crediamo in Napoli e crediamo nella Città della Scienza come occasione di crescita economica. Sono due atti che oggi hanno la firma delle istituzioni. Uno, quello storico e strategico, che è il completamento della bonifica del SIN Bagnoli Coroglio, quindi il governo che si impegna a mettere le risorse, è la prima volta che accade. Quindi è un cambio di passo del governo verso Napoli, non c'è dubbio. E poi l'accordo sulla ricostruzione di Città della Scienza, costruirla meglio, minor impatto ambientale, il recupero della spiaggia, la rimozione della colmata. Quindi credo che è veramente un giorno importante per la nostra città, e ho apprezzato anche l'intervento del Presidente del Consiglio. Di prospettiva, di ottimismo concreto, ha riconosciuto il ruolo del Mezzogiorno, di Napoli, le cose buone che si stanno facendo, a cominciare dalla metropolitana. Con questo spirito si va lontano. Il Presidente del Consiglio ha anticipato che nel decreto Sblocca Italia ci saranno anche norme specifiche per il risanamento ambientale di Bagnoli, un'apertura del governo verso i temi del Mezzogiorno che sarà possibile verificare il 7 novembre, quando Renzi tornerà a Napoli per la verifica trimestrale dei programmi. Noi questa realtà qui non possiamo tenerla nelle condizioni in cui, quanto, 20 anni o 25 di crisi, fallimenti, curatele e occasioni perdute ce l'hanno consegnata. Ovviamente in prima linea ci sono le realtà locali, le realtà istituzionali, il comune, la provincia, la regione, però Bagnoli è uno di quei fiori all'occhiello che fa capire che non il sud gira pagina, ma che l'Italia volta pagina. Cioè Bagnoli non è un progetto semplicemente napoletano, ovviamente il comune di Napoli ha tutte le sue competenze e le sta utilizzando, ma Bagnoli è un progetto che è nelle condizioni, una volta in cui noi fossimo veramente pronti a partire, di dare un messaggio nazionale a tutto il mondo. Insomma, è un discorso buono, un buon discorso che condivido. In pochi minuti ha fatto un quadro di quelli che possono essere i rapporti tra il Presidente del Consiglio, il Governo, la città di Napoli, l'area metropolitana. Ha preso un altro impegno. Sono ascoltato con attenzione, c'è l'impegno sui soldi europei alle città metropolitane. Insomma, discorso politico programmatico per il Mezzogiorno. Noi siamo già pronti e ci faremo trovare sempre più pronti. E sapere che finalmente c'è un governo che ascolta e rispetta ci dà carica. Ha raccolto il mio appello, l'appello della città. Io gli ho presentato anche un progetto importante, che è l'abbattimento delle vele e la sua riqualificazione. Insomma, ho notato per la prima volta non solo un atteggiamento retorico delle istituzioni centrali verso il Mezzogiorno, ma la voglia di riconoscere a Napoli e al Mezzogiorno le sue potenzialità, la capacità nostra di autodeterminarci, di non stare col cappello in mano, di non delegare, però il governo c'è. Il governo c'è, ha rispetto, riconosce la nostra dignità, il nostro lavoro, e anche l'appello alle classi dirigenti a non stare con le mani in tasca, ma a lavorare per la città e non delegare nemmeno loro alle istituzioni locali. Quindi devo dire un buon discorso, un buon viatico, e penso che questo 14 agosto può rappresentare una svolta significativa per Napoli come guida per il Mezzogiorno. Nel decreto Sblocca Italia, Luigi, metteremo delle norme ad hoc per le realtà come Bagnoli. La prossima volta che veniamo, il 7 novembre, questo è il giorno quindi deciso,
fare il punto sullo stato d'avanzamento di Bagnoli, dicendo anche ai soggetti pubblici che possono intervenire di giocare un ruolo diverso da quello che hanno giocato fino ad oggi. Ogni riferimento a Cassa Depositi e Prestiti con le proprie partecipate è voluto. Ecco, allora smettiamo di fare troppe discussioni astratte, mettiamo da parte la rassegnazione, mettiamoci a lavorare e mettendoci a lavorare, rivedendoci qui il 7 novembre, faremo il punto, perché c'è un sacco di soldi da spenderli. Se non li spendiamo bene, i cittadini vengono e ci portano via, e farebbero anche bene.